Buongiorno ragazzi, allora un'odissea sta per iniziare stamattina. Vabbè, inizia bene perché comunque 23 gradi in camper, fremo dalla gioia, ma non sono ancora sicuro della vendita finché non ho il cash in mano. Questo signore è venuto da Pescara, è stato in giro praticamente tutta la notte perché è arrivato ieri sera alle 8 e mezza, alle 20:30, l'albergo gli costava troppo. E cioè, è arrivato alle 20:30 a Milano, poi penso che sia arrivato verso le 9:30-10 ad Arona, che è qua vicino. E praticamente ha cercato un po' gli alberghi qua, ma sono carissimi. Per 50 euro per stare qualche ora a dormire di notte non gli conveniva. Quindi è stato in giro tutta la notte praticamente. Non so in che condizioni possa essere. Però adesso lo devo andare a prendere, andiamo a vedere il nonno, se gli va bene, si va direttamente a fare il trapasso. Una volta effettuato il trapasso, glielo devo portare a Pescara. E l'odissea è proprio questa, perché a Pescara ci vorranno circa 6 ore, ma col nonno le fai 9 minimo. Quindi staremo tutto il giorno in giro e dopo questo devo tornare indietro e il primo treno che c'è utile è all'una di notte, 1:26 di notte da Pescara Centrale e arrivo qua fondamentalmente all'una del pomeriggio, quindi sarà un'odissea pazzesca. State connessi e lo vedrete. Ciao ragazzi. Ok ragazzi, c'è una voce che magari non si vede, stiamo andando a recuperare il signore, vediamo un po' come messo, e sono appena stato su da mia figlia a portargli il caricabatteria perché la macchina stamattina non gli è partita, quindi visto che ero già in ballo, ero già sveglio, vai su a portare anche quella, insomma, una dietro l'altra le cose. E niente, adesso vediamo dov'è. Sì, sono in macchina, non ti vedo, non ti vedo. Ah, ok, sono qua. Sei quello col cappellino? Sì, allora arrivo. Questa qua nera, sto arrivando. Mi vedi? Quella dopo di questa grigia. Vai. Ti faccio salire dietro perché. Ok, è arrivato. Eccoci, ciao. Ciao, finalmente. Piacere. Ciao bello! Allora, Ce l'abbiamo fatta finalmente! ok, adesso qui devo Mamma che aspettare. nottata, Mario! Oh Immagino. Dio! Mamma che è passato! Oh, è caro quell'hotel qua dietro. No, ma mi fate incazzare, Mario! Io volevo i brinchini proprio! Io guarda, sto Andiamo dietro. cornuto, Mario! Quando si attaccano! Come sai, Sì, il sanguisughe. Madonna mia, niente, ma piuttosto sto fuori. Niente, ma chi ti viene a mezzanotte? E sai, te ne chiamo attaccate lì, tutte le stanze vuote, ma chi ti viene a mezzanotte? Per 6 ore devo uscire, quanta euro? Pur di fare i Ma ti soldi. metti così? Ma dai, Mario. Assurdo. Ma Pescara, bimbi, pagavamo ieri 50 euro. Ma di lusso proprio! Qui è zona turistica, però pensavo che fosse comunque fuori stagione, Ma tu diluvia. turisti di Pescara? No, Cioè. beh, qua siamo sul lago alla fine. Niente, siamo male proprio, figurati tu allora. Se vai a Francavilla, cosa hai Ah, detto? Francavilla, Si ok. vanno a pagare 200 euro almeno, ma c'è un giorno. Eh sì, non. No, perché qua non ce ne sono di. Forse magari ce ne sono pochi. Perché a Pescara tu devi stare l'estate. Già l'inverno non trovi. L'estate ti puoi scordare di trovare un albergo, una stanza. Ma scorda da proprio. Che fatica, ciao. Penso che poi io me la devo fare al contrario, poi Ti così saluta stare. Elena. Grazie. Stare di notte a Milano Dove così, capite, mamma Elena? mia. Quando arriva lo saluti. Sì. Ah, ma sta contenta.
Vediamo se poi se ti piace si può fare anche qua il trapasso diretto. Qua si può fare il trapasso diretto tutto definitivo, se andiamo in comune poi lo fai te a casa. Vabbè, Ma te ci vogliono i soldi per adesso. ah sì. No, adesso posso farlo 24. Sì, Ma non è senza quando soldi, allora facciamola in ma è comune. oltre 2000 euro. Ora abbiamo proprio i soldi tirati, tirati, Ok. ma proprio tirati, Mario. Che mi ho lasciato era con 15 euro. Troppi soldi, Mario. Tra biglietti, casini, questo, B&B e cazzo in culo. Meno male che mi ha affittato 2 notti. Ah, Una cosa dai. volevo dirti di persona. Cosa è che Ho urgenza, bisogno di questo camper. ci sono state persone comunque nella stessa situazione tua che mi hanno chiesto il camper, però cioè gente che offriva 1000 euro prima senza neanche vederlo. Ti offro 1000 euro così, vabbè, bloccato subito su Facebook. E poi Vabbè, ma non ce n'è esiste. uno che è venuto a vederlo di qua e di là, lo voleva anche con le batterie a litio, quindi era disposto a pagare 5.000 euro per il camper perché voleva con le batterie a litio e tutto, no? E con le batterie a litio l'avrei venduta a 5.000 euro, non di meno. Ci sono 2.000 euro di batterie, c'erano su, e quindi. Quante batterie ha? Due? No, adesso ne ha una. No, Ma ne ha due ne ha una, ne ha una. Una al motore e una in cabina. Ce però. l'aveva Quella in cabina per per i scoppio, servizi. giusto? Sì, quella è nuova di pacca. Beh, ce l'ho anche io con nuovo in questo punto. E Dovrei Morale che alla sistemare fine, le batterie. questo qui alla fine mi dice, ti faccio il bonifico non è arrivato. Te li porto su a mano quando vengo su a vederlo, è venuto su a vederlo, a mano non ce li avevo, doveva farmi il bonifico. E il bonifico gli ho detto, guarda, le banche sono ormai chiuse, sono le 3:30, e allora quando arrivo a casa te lo faccio. Poi ti faccio un assegno postdatato quando lo prendo. Gli ho detto va bene, quando è andato a casa ho bloccato il numero di messaggio, di cose, gli ho detto no, no, non te lo vendo No, il ma che camper. scherzi. E allora ha detto ma tutti così, tutti così, Guarda, tutti così. È Mario, stata una cosa. Anche non mi dire niente perché. una ragazza, aspetta, anche una ragazza mi ha telefonato, Sì, lo prendo, no, io non sono come gli altri, voglio vederlo e se mi piace lo prendo, va bene, ok. Ti do l'appuntamento lunedì. Mi telefono lunedì mattina, c'ho il Covid. Via il Covid, una settimana dopo, sono ancora positiva. La settimana dopo gli ho chiesto, ma sei ancora positiva? E non mi ha più Non risposto. Sì, è meno male. Lo immaginavo che svegliavi qua, per un po' di sera. Anzi, ti chiamo alle 11. Sta a posto, ma come devo andare a morire? Come devo andare? Ma secondo te che sono quella. Adesso Come si chiama andiamo a che ti prendere chiama le altre bambole? chiavi. Eh? Andiamo a prendere le altre chiavi. E se andiamo a prendere le chiavi del camper. Vediamo. Adesso vediamo, Io prendere le parcheggio qua. chiavi. Io sono Basta qua a poco da parcheggiare. bere, dai. Ok ragazzi, l'acquirente è Nuovo ok. acquirente a tutti quelli che hanno detto che No non lo al nonno, trovavo, ecco. che non lo trovavo, l'ho trovato E a tutti quelli che il a nonno gli tutti dicevano che quelli, costava troppo, ecco. invece è uno E quelli spettato. che Il nonno è dicevano lì. che costava troppo non capiscono un cazzo, Lo salutiamo. perché con questi soldi non prendo Non niente, prendi niente, così il manco povero una non prendi niente. 500. Bella lì. Ciao ragazzi. Ciao. Il nonno, Ok, ultimo viaggio del ultimo nonno. viaggio, E si va a si Pescara. va a Pescara e il nonno è ancora Adesso vediamo vivo se ci arriva il nonno a e Pescara. calcolo se arriviamo. E Ma quindi secondo me arriviamo, inizia l'odissea. perché il nonno è sempre Il il nonno, nonno. ecco. Intanto accendiamo. Dateci gli auguri, intanto comunque a tutti quelli che hanno detto che non ce l'avrei fatta a prendere il camper, vi Invece. dico che ce l'ho fatta, grazie a Mario Mariotti. E là. Ciao a tutti! Vediamo un po' se parte.
Una settimana fermo, eh! Una settimana fermo è partito, una dai! Una settimana fermo e parte primo colpo! Ok ragazzi, siamo qua al distributore, abbiamo fatto 30 euro di gasolio, sta andando avanti a singhiozzi questo signore qua, qui chiama la ragazza adesso, lui è in bagno e niente, aspettiamo che arrivi e poi andiamo e iniziamo l'odissea. Insomma, abbiamo fatto un centinaio di chilometri, quindi top. Da nord siamo, diciamo, più o meno metà strada, quindi tanta roba. Dove c'è la strada? Siamo arrivati a Rimini Sud. Ce la facciamo, ragazzi, ce la facciamo. Tutto il pomeriggio che siamo in giro, sono le 18. Sono le 18, no, le 19. Le 19. Un'odissea. Ragazzi, siamo arrivati, qua è un quartiere di Harlem, non so che cazzo è qua, assurdo, questo mi sta facendo andare a incastrarmi. Boh. Pensa di avere in mano una 500, che cazzo ne so. Vabbè dai, adesso forse ce la facciamo, un paio di manovrine. Ce la facciamo? Tocco di là? No, non è che posso allargare. Ma vado contro il muro. Non ce la fai. Non ho capito. Sì, sì. Che abbiamo fatta? Siamo arrivati.